Loro oggi sono venuti per esporci un progetto al quale hanno lavorato e altri al quale stanno lavorando. Va bene, grazie per essere intervenuti. Abbiamo iniziato a lavorare nel mondo dei cartoni circa 6 anni fa, con delle produzioni che sono andate in onda nella Rai e poi ci siamo lanciati nel mondo del cinema e del web. Da sempre abbiamo lavorato con Blender, stiamo portando anche altri studi di animazione verso Blender per quanto possibile. È una bella scommessa verso l'open source la nostra. Grazie. Esatto. E, sì, la mia esperienza con Blender inizia nel 2010, quando ho conosciuto Caterina e abbiamo deciso di iniziare a fare un primo progetto che era un film poi che è andato su Rai 1, un lungometraggio fatto con Blender. Poi abbiamo fatto una serie e poi nel 2015 abbiamo conosciuto il regista Berardo Carboni, che ci ha proposto di realizzare questo film per il cinema, dove il film, diciamo, prevedeva 15 minuti di animazione. Ovviamente noi, forti di Blender, abbiamo deciso ovviamente di realizzarlo con Blender. Questo è il nostro studio, uno dei tanti render che abbiamo fatto durante la produzione. Ecco, questi qua sono gli ultimi progetti che abbiamo fatto, che abbiamo realizzato. Utopia, quello in basso. Tarta, che è la protagonista di un video istituzionale per il Gemelli. L'ospedale Gemelli ha un grosso ufficio stampa e realizza anche video per bambini, soprattutto quelli che riguardano, diciamo, macchinari per la stereotassi o macchinari, diciamo, per i rumori. E poi Buonanotte, che è l'ultima realizzazione appena conclusa, che abbiamo presentato giovedì a Palermo nella sezione Migrarti. È vincitore della sezione Migrarti, un bando istituito dal Ministero della Cultura e della RAI. Sì, sì, siamo arrivati primi. Ed è interamente realizzato in Blender, verrà presentato ufficialmente a Cartoons on the Bay a Torino ad aprile e poi verrà portato a Venezia, quindi sperando, diciamo, nel concorso. Questa è la prima locandina. Lo dobbiamo mettere online, ci sarà un voto del pubblico, quindi votateci. Esatto, ci sarà una competizione tra i primi tre arrivati e il primo andrà, diciamo, in onda, non so in che trasmissione, veramente. Queste sono altre produzioni, invece, alcune per il web, l'ultima anche per un'agenzia di assicurazioni fatta ancora in Blender. Insomma, facciamo tutto in Blender, praticamente, con Blender. Parliamo di Utopia e di Buonanotte. Parliamo di Buonanotte, ovviamente. Iniziamo con lo storyboard, sostanzialmente, come si fa in tutte le produzioni audiovisive, e lo facciamo sostanzialmente a mano, non dentro Blender, anche se è possibile disegnare dentro Blender. E ovviamente questa è una scommessa, Buonanotte, cioè realizzare un cartone animato che utilizzasse dei disegni ma non avesse un'animazione a marionetta, diciamo, come le classiche animazioni dove si usa un disegno statico e si cerca di muovere con dei punti di controllo. E quindi abbiamo realizzato dapprima tutta i personaggi nella preproduzione, quindi character e i vari studi di espressioni sui vari set. Anche questo qui, per esempio, Buonanotte è un cortometraggio che parla di migranti e nella sezione Migrarti, quindi si parlava, noi abbiamo proposto questa idea tutta ambientata in un palazzo dove convivono diverse, diciamo, famiglie di etnie diverse, e il filo conduttore è la musica e tutto si risolve, diciamo, in una melodia finale dove c'è un lieto fine. E quindi, diciamo, nel palazzo ci sono diverse famiglie con la loro diversa cultura e i loro strumenti musicali che assieme, diciamo, all'inizio sembra un grande baccano, ma poi si risolve in una melodia in armonia. Questo, ecco, sono dei file di lavorazione dentro Blender, con dei rig ovviamente fatti sui vari personaggi. Se Umberto vuoi far vedere un file di progetto. Umberto si occupa principalmente di animazione. Salve a tutti, Umberto Salerni. In questo progetto qui, in breve, abbiamo fatto un'animazione 2D, lavorando sempre, come si vede anche sotto. Qui comunque, sempre in questo ambiente 3D, con un'animazione però 2D. Questa è la scena come
l'abbiamo strutturata in Blender, poi semplicemente con una camera ortogonale. Sì, ortogonale. Abbiamo appunto fatto in modo che venisse questa animazione in 2D. L'animazione di questa piccola scena. Vabbè, lui che medita, c'è cioè del rumore, si arrabbia. E niente, questo progetto quindi abbiamo fatto semplicemente tutte le 3D, compresa l'animazione. Scusami, perché la camera ortogonale? Perché abbiamo utilizzato una camera ortogonale per fare questo render, o tutti i render di questo, perché ecco, se avessimo utilizzato una camera... Sarebbe stata il parallasse e quindi i vari piani sarebbero... cioè il disegno originale sarebbe stato falsato. Quindi vabbè, in questa scena si capisce poco la differenza, ma in altre... In realtà nei comici si vede la... esatto, sì. Poi se vedete gli strumenti musicali sono tutti 3D. Sì, sì. Gli strumenti musicali sono 3D. Qui abbiamo mischiato molto spesso il 2D e il 3D, cercando sempre di renderlo uniforme per la parte. Sì, la resa è ottimale. Utopia invece è un progetto molto più ambizioso. E come dicevo prima, conoscemmo il regista Beato Carboni nel 2015. Che è un regista abbastanza visionario, non si occupa soltanto di regia, ma è un intellettuale, che aveva questo progetto all'apparenza molto complicato, perché parla di una ragazza che è Matilda De Angelis, la protagonista, che vive una realtà, ovviamente nel racconto del film, una realtà molto complessa nella sua vita, e per sfuggire a questa realtà si rifugia in un ambiente virtuale dove tutto è poesia, dove tutto è fantasia, dove tutto è possibile. Quindi tanto più il mondo reale era drammatico, tanto più la fantasia, diciamo, usciva fuori nel mondo virtuale. Ovviamente il mondo virtuale dovevamo costruirlo noi ed era un bel casino, soprattutto perché il regista voleva cose complicate, tipo per esempio questa era la sua casa, che era un albero virtuale dove c'era questa energia che veniva dagli alberi, eccetera eccetera. Ovviamente tutto il look della nostra realizzazione ha un aspetto da videogioco. C'è stato molto lavoro di pre-produzione innanzitutto sull'aspetto grafico, che non voleva essere fotorealistico, voleva appunto ricordare il mondo di Second Life, una via di mezzo tra Second Life e Assassin's Creed. Ecco, il regista ci aveva dato queste indicazioni. E siamo partiti dai concept, da lavoro artistico, quindi lavoro sui concept art dei personaggi, vestiti su tutti i personaggi, quindi sul mostro, ecco, le varie espressioni della ragazza, la scelta dei capelli, che taglio di capelli doveva avere, il protagonista maschile, e poi dopo sulle scenografie anche, ecco, il suo albero, la sua casa fantastica, il mondo sottomarino. Ci sono 5 set, penso, su questi 15 minuti. E questi siamo noi che siamo, diciamo, nel nostro studio lavorando, e tutto questo mondo fantastico è Landing, che è appunto il mondo virtuale dove la ragazzina gioca. Se vogliamo far vedere la scena di Matilda, quella del dialogo, che diciamo penso sia la scena più esemplificativa rispetto al perché abbiamo realizzato un anno e mezzo prima le scene rispetto alle riprese. Hey there. It's always nice here. Empty, but nice. How are you? Never mind. Just know that I cannot help you to free this shit from the moon. I'm sorry. What's your job? No job is shit if it leaves you time to play. You cannot choose how much free time you have. That's why it's called free time. Sure you can. Time is a relative concept. The world changes depending on how you look at it. Thank you, Master, for this pearl of wisdom. You're welcome. Have you ever tried to see things upside down? Yeah. What for you is at the center of the world? Avi. Really? Without it, you can't do anything. You think? Try sitting on the painting. Yeah.
faccio come si toglie. The phone is free. Oh God, I'm horrible. All right, you convinced me. Money is not at the center of the world. Now what? I'm lifting. Ok, questa è la scena un po' più complessa. E niente, questo sarà nelle sale il 25 aprile, quindi tra poco. Qui, giusto una cosa sull'animazione. Abbiamo usato, ecco, la differenza rispetto al prodotto precedente in 2D. Qui abbiamo fatto prima una serie di animazioni di camminata, nuoto in NLA. Tutte tendenti al videogioco, quindi non era proprio un'animazione tendente al reale, ma più a un videogioco tipo. Queste NLA sono stati molto utili poi per utilizzare nei vari personaggi, con semplici modifiche e aggiustamenti è stato più facile utilizzare e riutilizzare una camminata base, un nuoto base, eccetera. Qui apro giusto per far vedere la differenza di una scena. Dovrebbe reggere. Da qui siamo nel dojo, questo ambiente è, come avete visto prima, una visualizzazione abbastanza leggera per permetterci tutto il movimento. Ora seleziono giusto. Ecco, qui c'è tutto il pannello dell'NLA che poi è stato molto utile, soprattutto in questo tipo di progetti. Vediamo come ci sono tutte queste azioni una sopra l'altra che poi vanno a unirsi per fare tutta l'animazione. E come ho detto prima, molto utile per riutilizzarle nei vari personaggi, sia in mostro che in questi umanoidi. Diciamo che è stato molto più un lavoro di concept che di realizzazione. Infatti, non so se avete notato, anche c'è tutto l'apparato grafico che ricorda un videogioco. Abbiamo ipotizzato di costruire, come se avessimo pensato un videogioco, quindi con il suo linguaggio. E poi lì nasceva anche un problema: se dare, sempre, se uno gioca in Second Life, ha sempre o quasi sempre la vista, diciamo, il fallo, cioè segue il personaggio. Però questo forse non poteva reggere, diciamo, su una rappresentazione cinematografica, e quindi abbiamo cercato di miscelare il linguaggio cinematografico fatto di totali, primi piani, campo medio, con il linguaggio propriamente da videogioco. E su quello poi abbiamo creato tutte le grafiche che fanno da corredo, diciamo, all'immagine grafica. Quindi c'è la classica mappa dove tu navighi, la scelta delle camere, la vita del personaggio, la posizione, che strumento c'ha, tutto simulato Qui abbiamo usato anche, visto che non tendeva al realismo ma doveva fare alcune animazioni, ballo, nuoto eccetera, abbiamo usato dei video reference o degli stessi attori che ci hanno fatto appositamente per noi, o comunque anche ci siamo ripresi a volte noi stessi per fare riprese, come spesso accade. Poi da ultimo, un'altra parte della nostra attività è anche su YouTube, e Caterina, parli tu. Noi abbiamo diversi canali YouTube, in alcuni portiamo dei contenuti dall'estero e altri produciamo proprio noi, più o meno una puntata a settimana, sempre tutto ovviamente con Blender. Questa è Vicino del Bosco, un vlog di una scoiattolina. L'altra serie è La Cucina dei Piccoli, con Margherita, la piccola cuoca che fa delle ricette per bambini. Poi ci sono delle gare di corsa di animali, delle favole. Questo è uno stile tipo un teatrino, un finto teatrino, invece Alice è proprio in 3D, e alcune puntate sono a 360 gradi e sono impostate come se fosse un gioco. Cerchiamo di portare diverse varietà, e adesso siamo più o meno sui 4 milioni di bambini ogni mese che ci seguono in totale. Che numeri, bravo! Se vuoi fare del making, se ci abbiamo altro tempo, se no qualche backstage della lavorazione di Utopia. Andiamo di parlarci sopra, sì. Abbiamo iniziato, prima ipotizzato di fare per Utopia un mix tra disegni e personaggi umani, poi non l'abbiamo fatto più.
Questo è proprio delle riprese di produzione all'interno, diciamo. Dei test. Dei test. Per esempio, parte dello storyboard l'abbiamo fatto direttamente dentro le scene. Per questo film, rispetto a Buonanotte, che abbiamo fatto uno storyboard cartaceo, qui abbiamo direttamente fatto dei layout completi. Proprio perché il tipo di approccio era quello da videogioco, era impossibile fare uno storyboard, diciamo, classico. Sì, esatto, questo è il regista che... esatto. Esattamente, queste sono tutte cose che ho conservato io durante quest'anno di lavorazione e poi ho messo assieme per ricordo, diciamo. Per esempio, questo era un lavoro quotidiano dove provavamo, cercavamo di capire come doveva essere l'approccio finale e poi abbiamo lavorato anche con dei disegnatori esterni, alcune cose le abbiamo fatte noi. È stato un lavoro abbastanza complesso nella sostanza, soprattutto nella fase di ideazione. Questi sono i bozzetti, ovviamente si parte sempre di lì, almeno nel campo cinematografico partiamo sempre da concept art, per forza di cose, perché ovviamente ha dei costi produttivi, cioè non modello una scenografia e poi magari non si cambia, si fanno dei disegni, ma soprattutto poi su scenografie e personaggi, sui props non, diciamo di meno, i props sono più, diciamo, più semplici, sì, esatto. Le scenografie e i personaggi sono, diciamo, la parte un po' più importante, soprattutto i personaggi poi, cioè ci si lavora parecchio. L'album l'ha segnato la notte, bravo. Sì, 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 certo. Facciamo l'album. Nel frattempo avete domande, quindi abbasso pure un po' il volume, così possiamo anche abbassare un po'. Tanto continua, tanto durano 2-3 minuti. Intanto io propongo un applauso. Diceva Riccardo, se utilizzeremo il Grease Pencil che stanno sviluppando adesso con Hero, che è il nuovo corto del Blender Animation Studio. Pensiamo di sì, ancora è in beta, non sappiamo. Per esempio, quando abbiamo iniziato questo corto, questo film, Cycle era ancora molto molto lento. Infatti abbiamo faticato un po' a realizzare tutte le scene. Però sì, sicuramente faremo dei video 360 con Ivi, sicuramente. Questi invece sono un po' i personaggi all'interno. Ah sì. Per riguardo la tecnica, per quanto riguarda il montaggio delle scene, no? Che computer avete usato? Degli set, cioè in ufficio ce ne abbiamo tanti, non abbiamo nemmeno una render farm, diciamo, preimpostata, abbiamo tanti computer e lanciamo i vari shot su diversi computer. Ovviamente esportiamo tutto in OpenXR, così ci permette di fare un compositing, diciamo, più accurato. L'idea di accorpare una
Come render farm ci ha sempre dato un po' di problemi, cioè soprattutto sui singoli shot di 50-60 frame preferiamo magari lasciarli su diversi computer. Date un'occhiata al progetto Flamenco. Flamenco. Sì. Poi alcune scene le faccio con render street, cioè per esempio molte volte renderizziamo con quello. Per questo tipo di produzioni, su 15 minuti di animazione, molte cose le abbiamo rirenderizzate perché non piacevano, e il regista ci ripensava e inizia a essere un costo oneroso. Ovviamente cioè, tutti questi cloud hanno dei costi mensili, annuali, quindi sì, esatto. Per le produzioni che facciamo adesso non è necessario, anche perché la maggior parte delle volte lavoriamo a livelli, quindi è più facile. Per i Viking avete fatto... Quelli di che ci sono i default, un po' modificati, i rig hai detto? Sì, 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 sì. Quelli ci sono i default, almeno per gli umani, il mostro è lo stesso, ho tagliato le gambe e ci ho messo una coda, semplice. Sul rig è molto semplice, anche non, questi avatar non devono fare niente di che, cioè poche azioni. Esattamente, cioè non... Esattamente. In quanti ci avete lavorato? In quanti avete lavorato? Anche Marta e Marina? Sì, assolutamente sì, sì. Salite, Marta, Marina, Marta. Perché si vergognano? Dai, 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 un applauso di incoraggiamento. Penso in 6-7 persone. 6-7 persone. Siamo noi e un'altra persona e dei disegnatori esterni. Esattamente. Principalmente loro due. Sì, esattamente. E siamo principalmente io che curo diciamo, la parte dell'asset, cioè dal concept storyboard fino alla, diciamo, alla struttura delle cose, e l'animazione, e poi texturing e compositing, diciamo, lavoro più comune. Un'ultima cosa, oggi è il compleanno di Luca, quindi se vogliamo fare una cosa...